È un generoso tentativo che compie la Regione Siciliana in collaborazione con altre istituzioni culturali per fare di una prestigiosa rassegna di musica e jazz non soltanto un momento di relax, un momento comunitario, ma anche un polo di attrazione turistica. Altrove lo fanno già da un pezzo. Noi in Sicilia abbiamo tutti i numeri per cominciare a farlo, la pandemia adesso ci consente di cominciare. Eh sì, ci siamo, finalmente presentiamo questa prima edizione, un evento sudato ma voluto, dettato da alcuni rinvii e dalla pandemia, ma finalmente ci siamo. Siamo qui a presentare un evento di carattere internazionale perché abbiamo subito puntato su elementi di alta qualità, con la base del Brass Group, che rappresenta un'icona ormai del jazz, non solo in Sicilia, ma ritengo a livello internazionale. Quindi partiamo finalmente dal 12 al 19 settembre e aspettiamo tutti per questa prima edizione del Sicilia Jazz Festival. Eccellenza di Palermo a servizio di un festival siciliano di jazz. La prima eccellenza è il Brass Group, che ha sede a Palermo. Le altre eccellenze sono i luoghi fisici dove si svolge questa attività, il Teatro Santa Cecilia, lo Spasimo, il Complesso Monumentale di Sant'Anna, il Teatro di Verdura, e tutto questo ovviamente insieme di eccellenze per un'eccellenza di qualità artistica e con fonti di una forma musicale, quella del jazz, che costituisce in qualche modo lo specchio dell'anima contaminatore della nostra città. Se esiste forma musicale contaminata e contaminante, questo è il jazz, ed è la ragione per la quale io credo che Brass Group sia diventata un'eccellenza palermitana nel mondo e oggi mette a servizio dell'intera Sicilia questo suo patrimonio.